Buongiorno a tutti e benvenuti in questo incontro del metodo ROS. Vi è un altro aspetto importante che ci riguarda da vicino quando vogliamo affrontare i nostri studi giornalieri, quando vogliamo conoscere qualcosa in più riguardo a una quartina, sia dal punto di vista strumentale che ai fini improvvisativi o anche per la composizione. Questo aspetto riguarda le forme melodiche, ossia la disposizione delle quartine. Se noi osserviamo la nostra progressione matrice 1, diciamo, vediamo che le quartine sono disposte verso un andamento tutto ascendente, ossia quattro note creano tre intervalli che possono essere catalogati secondo un proprio punto di vista. Io ho cercato di raccoglierli secondo la modalità dal più disteso al meno disteso, diciamo dalle più scorrevoli alle meno scorrevoli, anche se questo è sempre un parametro difficile, perché in musica a volte, quando la musica riguarda la matematica, possiamo anche intivare una certa logicità, ma non sempre questo è possibile. Quindi la domanda è: date quattro note consecutive, quante forme melodiche possiamo ottenere? Il primo andamento quindi sarà su, su, su. Il secondo è il suo riflesso sul piano orizzontale, quindi giù, giù, giù. Il terzo sarà su, su, giù. Il quarto, sempre il riflesso sul piano orizzontale, sarà giù, giù, su. Il quinto sarà su, giù, giù. Il sesto sarà il suo riflesso sul piano orizzontale, quindi giù, su, su. Dal settimo in poi, invece, entriamo nella categoria delle forme melodiche, possiamo dire spezzate, come quelli che ricordiamo essere i salti di terza o di quarta, eccetera. Quindi vi è da prestare attenzione sul movimento, ma anche sulla direzione della linea melodica. Quindi potrebbe capitare su, giù, su, ascendente, giù, su, giù, discendente, giù, su, giù, ascendente e su, giù, su, discendente. Le forme melodiche possono essere di grande aiuto per organizzare il nostro tempo di studio per quanto riguarda la tecnica e la memorizzazione delle frasi, e sono di grande aiuto nel fraseggio jazzistico perché ogni forma melodica suggerisce un'accentuazione e una zona cosiddetta di note sottintese. Ecco degli esempi a seguire di realizzazione esecutiva all'interno di un'ottava delle 10 melodic shapes o forme melodiche, prima nella versione classica e successivamente nella versione jazzistica, quindi con le accentuazioni.
buona sperimentazione allora, ci vediamo alla prossima puntata del Metodo Ross.